bravissimo. Ecco, oh, porca miseria. Dio, cosa è successo? Un dragone virtuale ti ha tolto una vita virtuale con un coltello virtuale. Chiamo io il 118, non ti preoccupare. Ma no, ma è molto più grave di così. Quando stai dicendo, tu non puoi capire quanto è grave. Fortuna, puoi... ciao. No, aspetta, vale, fai così. Magari puoi capire. Vedi, eravamo arrivati al boss finale. Io ho cancellato la partita salvata, capito? S'avrò scritto. E quando lì lo scopre, mi ammazza. 120 ore di gioco buttate. Secondo me erano buttate comunque. Uè. Sono pronto, eh? Perfetto, allora si va? Dai che si va! Si va dove? Sono pronto per il combattimento contro l'ipnodemone, Garuga. Ah, quello... Sai cosa non mi piace dei Fantastici 4? Che sono sempre 4, dico, non cambiano mai di numero. Proprio... guarda, controlliamo bene. È l'uomo ragno, un po' uomo, un po' ragno. Altre considerazioni banali di cui nessuno sentiva il bisogno? Giochiamo? Giochiamo. Alto! Cosa? E non sei nel mood. Non sei nel mood giusto. Te lo leggo negli occhi. Tu hai la testa che è ancora piena di tutte quelle cose che studiate voi a sociologia della comunicazione. No, ma zero proprio. Non pensavo ad altro che uccidere Garuga. Ho anche elaborato un set di equipaggiamento che è focalizzato più sull'idea di resistenza al fuoco, che mi sembra più appropriato per dire. Questi sono gli appunti che ho preso. Sono focalizzatissimo. Troppo. Sei troppo focalizzato, sei troppo focalizzato, troppo stress, guarda qua, troppo stress, mettiti giù, rilassati, per sdrumare Garuga mi serve Oliviero al 100%, quindi... Oliviero al 100% mi piace, quindi? Nuova partita? Dai, nuova partita, così per scaldarci, arriviamo dai, solo fino a dove il mago grasso, hai presente quello... le risate. Era un personaggio noiosissimo, poi non era all'inizio, era quasi metà del gioco, siamo state, non so, 52-51 ore di gioco. Così tante, E certo che giochi belli volano, Dico così per scherzo, potremmo quasi rigiocarlo tutto da capo, no? No. Neanche per scherzo, no? Neanche per scherzo. Guarda, questa è la prima scena nel villaggio, ti ricordi? Qui dove incontri la vecchina che ti dice raccoglimi 20 fiori nel bosco e poi dopo tu prendi il bastone e vai a schiacciare tutti quei topi, Te lo ricordi? Bellissimo. Se sei tu che mi hai detto io i fiori a questa vecchia sboldra non li prendo, chiamami quando abbiamo una spada decente. A parte che non mi sembrano parole mie, però sbagliavo. Se è così sbagliavo perché solo ora capisco la poesia dell'inizio, vedi? Dove tu hai la tua bella tunichetta beige e lotti per ogni singolo punto vita. Sì, adesso abbiamo armatura del basilisco, 12.000 punti vita, andiamo a letto con la principessa degli elfi. Vabbè, cioè, principessa, una mezza sciacquetta, no? Poi anche tutta pixelosa. Invece vedi qui, la cameriera dell'inizio sì che ha tutti i suoi poligoni al posto giusto e ti dirò di più, pure la vecchia dei fiori. Sì, ma adesso evochiamo gli dèi, eh? Fai anche quella cosa lì che ti piace tanto, che mi dà molto fastidio. Tu stai parlando di... Scala! Sì, mi piaceva. Mi piaceva una volta. Adesso non più, è evidente. È troppo metal. Cioè, capito che cosa assurda? Lui all'inizio del gioco è un ragazzetto sfigatissimo. Poi dopo diventa il cavaliere più ultra mega potente di tutti. Capito? In questo pazzo mondo medievale c'è più mobilità sociale che il giorno nostro in Italia, di combatti pari. Non è mobilità sociale, lui è il figlio di un re e di una semidea ancestrale, solo che all'inizio non lo sa. Ma noi la fine che interessa, permetti? Mi vibra il cellulare. Non sento niente. Pronto? Cosa? Ah, devo venire subito lì, proprio immediatamente. Ma metti che stessi per giocare al mega boss finale di un gioco, proprio devo venire. Beh, va bene. Pablito, ok signor, arrivo, Spagna. Devo andare. Ma chi è Pablo? E chi? È uno spagnolo, è un mio amico spagnolo, tu non lo conosci? Cosa vuole? Cosa vuole? Vuole offrirmi un lavoro, è una cosa spagnola, c'entra la sangria, non puoi capire, per cui io vado. Se devi. Io comincio, preparo l'equipaggiamento, metto le pozioni in ordine di importanza. No! Alla fine il momento in cui prepari le pozioni è proprio il più bello, aspettami.
Cioè, evocare Askaroth no, ordinare le pozioni sì, da quando? Sono le fasi della vita. Oh, ma tu dovevi andare da Pablo. Pronto Pablo, cosa, che peccato. Ciao, niente, finite le pesche, finita la sangria. Senti, non mi interessa che cos'hai, non me ne frega niente. Io adesso carico la partita e gioco. Ma torniamo ai Fantastici 4, dico, se fossero 5. Dov'è il salvataggio? Cosa? In che senso? Dov'è il salvataggio? Pronto, Pablito? Cosa? Ti serve la nostra TV? Arrivo! Scusami, Holly, scusa. Tu sei un... Scusa, bambino di 7 anni. E siccome so di vivere con un bambino di 7 anni, ogni due giorni faccio un salvataggio di riserva, eh? Un backup. Ma allora tu sei un genio. Sono un genio, ma per chiarezza, se non c'era il backup ti ammazzavo. Ma cosa ammazzi? Ma non ti abbassare al mio livello. Tu sei una persona colta, istruita. Sì, allora guarda, prima ti tramortivo con introduzione ai media, poi ti schiaffeggiavo con sociolinguistica e poi fatality con psicologia dei consumi. Adesso io vado a fare un caffè, tu carica, prepara tutto che poi sdraiamo Garuga. E sdraiamo Garuga! Esci? Sì, salva. Io il caffè lo prendo al bar, sai che c'è?